Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del nostro notiziario. Molte le novità di questa settimana sul fronte delle professioni. In primo piano l'elezione di Gaetano Stella, presidente di Confprofessione, alla carica di vicepresidente ad interim dell'Associazione dei Liberi Professionisti Europei. Dopo le dimissioni di Jacques Rignot, il comitato esecutivo del CEPLIS del 27 gennaio 2015 ha confermato l'austriaco Rudolf Kolbe, nuovo presidente ad interim. Il nuovo comitato esecutivo pertanto risulta così composto: presidente Kolbe, primo vicepresidente Stella. Le cariche verranno confermate dall'Assemblea Generale di giugno, ospitata da Confprofessioni a Venezia. Passiamo alla politica interna. La corsa al Quirinale, che nelle scorse settimane ha occupato il dibattito parlamentare, ora lascia spazio ai lavori sulle riforme che il governo Renzi ha promesso di attuare entro fine marzo. Sentiamo i dettagli nel servizio dell'ANSA. Con il bottino delle Quirinali in tasca, il governo Renzi va avanti e dà un'accelerata alle riforme, anzi mette il turbo. Parola del Premier che, forte del successo anche personale conquistato nell'elezione del Presidente della Repubblica, invita il centrodestra a mettere in un angolo flop e divisioni interne. Chi ha da leccarsi le ferite lo faccia, ma non c'è bisogno di discussioni polemiche, dice in un'intervista a RTL. Abbiamo eletto un galantuomo, il giorno dopo si deve rilanciare, le discussioni fanno vecchia politica, siamo qui a governare l'Italia, non a compattare le alleanze interne. E sulle riforme insiste: credo che Forza Italia abbia interesse a starci, ma non ha senso rimettere in discussione tutto. Noi si va avanti comunque, se non vogliono andiamo avanti anche senza. Ma una frecciata va anche alla minoranza dem e al popolo dei complottisti. C'era chi si chiedeva chissà cosa c'è sotto il patto del Nazareno. Non c'è nulla, sottolinea. Dicevano c'è sotto l'elezione del Presidente della Repubblica, la giustizia. In Italia c'è il complottismo, le trame segrete, guardano troppe serie TV ed ecco il Nazareno 7. No, le regole si scrivono insieme. Chi sospettava il patto segreto sabato ha avuto la risposta. E sul fronte fiscale un sollecito urgente per un intervento correttivo alla legge di stabilità 2015 arriva dall'Unione Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Per evitare che il nuovo regime forfettario penalizzi le partite IVA e per un regime dei minimi più equo e meno discriminatorio, i commercialisti chiedono al governo di riportare l'imposta al 5% e il tetto dei ricavi a 30.000 euro. A tal proposito abbiamo interpellato il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, che ci ha dato il suo parere. Ma è legittimo, su questo tema qua abbiamo già più volte replicato che si è creata una discriminazione tra artigiani e commercianti rispetto ai professionisti, che non è assolutamente comprensibile, perché dovremmo essere tutti lavoratori autonomi e quindi le partite IVA sono state penalizzate, i giovani professionisti sono molti quelli che contavano sul regime agevolato dei minimi, che invece siamo stati penalizzati sia nella durata e anche sulla percentuale di applicazione. Quindi io auspico che ci sia sicuramente una revisione da parte del governo. Del resto Renzi ci aveva anticipato che avrebbe provveduto, speriamo che adesso mantenga la parola, perché effettivamente questa è una discriminazione che proprio non doveva esserci, insomma, che penalizza soprattutto i giovani che sono già in difficoltà per il lavoro, e quindi essere puniti mi sembra veramente una cattiveria gratuita, diciamo, ecco. Dai commercialisti un'altra notizia, questa volta è il Consiglio Nazionale ad esprimersi sul tema delle società tra professionisti, escludendo la possibilità di costituire società multidisciplinari che prevedono la compresenza di commercialisti e revisori in qualità di soci professionisti, in quanto la revisione legale non è una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico. L'ordine professionale non può intervenire sul compenso pattuito dal professionista. La regola deontologica di parametrare la prestazione al decoro professionale è restrittiva della concorrenza. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che con la sentenza 238 del 2015 del 22 gennaio scorso ha rigettato la tesi del Consiglio Nazionale dei Geologi, secondo cui il professionista deve commisurare il proprio compenso al decoro professionale quale garanzia della qualità della prestazione.
Le unioni civili non hanno alcun valore sotto il profilo giuridico perché soltanto lo Stato può legiferare in materia ed i comuni non hanno potestà legislativa. Così Albino Farina, membro del Consiglio Nazionale del Notariato, risponde nel corso della presentazione della guida per il cittadino sul matrimonio ad una domanda sulla delibera approvata in Campidoglio per l'istituzione del registro delle unioni civili anche fra persone dello stesso sesso. Si chiama Asse Co, che sta per asseverazione contributiva, la piattaforma web in rete da lunedì 2 febbraio, tramite cui i consulenti del lavoro potranno asseverare la conformità dei rapporti occupazionali. L'iniziativa è il risultato del protocollo d'intesa siglato con il Ministero del Lavoro, che rende operativo lo strumento predisposto dalla Fondazione Studi dei Professionisti, che permetterà di asseverare la regolarità contributiva e retributiva delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, semplificando gli adempimenti e promuovendo al tempo stesso la cultura della legalità. Nei prossimi giorni incontreremo l'assessore Bruno Caruso per illustrare le peculiarità e le necessità dei liberi professionisti, così che possa essere preso in considerazione un settore economico così importante per il nostro territorio, ma finora trascurato dalle politiche di crescita della regione. A dichiararlo Palma Balsamo, presidente di Confprofessioni Sicilia, a margine della presentazione del piano Garanzia Giovani in Sicilia a Palermo, evento che ha visto il rappresentante regionale aprire alla possibilità di lanciare delle misure ad hoc per rilanciare appunto l'occupazione anche nell'ambito degli studi professionali. Questa era la nostra ultima notizia di questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.